Hitman 3 è in sviluppo. La conferma è arrivata direttamente da Akan Abrak, attuale amministratore delegato di IO Interactive, anche se le modalità dell'annuncio sono state a dir poco particolari. Ma prima di raccontarvi del ritorno dell'Agente 47, se vi piacciono i nostri video non dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube e di cliccare sulla campanellina per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. All'interno del documentario The Fall and Rise of Hitman, realizzato da NoClip, il nuovo proprietario di IO Interactive, Akan Abrak, ha raccontato come il team è tornato indipendente e a sorpresa ha annunciato Hitman 3. Nel corso dell'intervista con Danny O'Dwyer, Akan ha infatti parlato del cosiddetto World of Assassination, confermando che l'idea del team è quella di creare una trilogia. L'obiettivo è avere un mondo con oltre 20 ambientazioni, che il giocatore potrà esplorare dall'inizio alla fine, dopo l'uscita del terzo capitolo. A tal proposito, l'amministratore delegato non ha escluso il ritorno a una pubblicazione a episodi, nonostante sia stata una scelta poco apprezzata da alcuni fan all'epoca del primo Hitman, nel 2016. Al momento, comunque, non si hanno informazioni su periodo di lancio e piattaforme di riferimento. Quello di Hitman 3, però, non è stato l'unico annuncio di IO Interactive durante il documentario. Dopo aver parlato del nuovo studio di Malmo, in Svezia, Akan ha infatti indugiato sui piani futuri della sua compagnia. E così ha raccontato come, mentre una parte del team sta lavorando a nuovi contenuti per Hitman 2 e Hitman 3, la maggior parte dei dipendenti dello studio principale, quello di Copenaghen, sarebbe al lavoro su qualcosa di completamente nuovo. Abrak ha addirittura parlato di 4 proprietà intellettuali create dal nulla, anche se ciò non significa necessariamente che stiano lavorando contemporaneamente a tutti i progetti. È molto probabile, quindi, che ne sapremo di più nei prossimi giorni. Nel frattempo noi vi aspettiamo, come sempre, nei commenti, per sapere se vi è piaciuto il nuovo corso della serie Hitman e cosa vorreste vedere nel terzo capitolo.